E benvenuti ragazzi, sono il Gilbert e sono qui oggi, tornato, perché dopo 20 anni provo per la prima volta in assoluto, figa, uno spazzolino elettrico. Io non so, raga, sono rimasto probabilmente nel 2003, ma io lo spazzolino elettrico non l'ho mai avuto, non so voi, ma... Boh, tra l'altro l'ho preso perché, come vedete, i denti sono bruttissimi, però almeno se riesco a farli bianchi, cioè posso sta. A questo punto io accenderei l'altra telecamera, prenderei, cioè in realtà faccio finta di prendere il pacco non ancora aperto perché sono ritardato e ho registrato prima, ma mi sono dimenticato di startare la registrazione dall'altra videocamera, quindi questo unboxing qua io l'ho già fatto, quindi faccio finta di prendere la taglierina, faccio finta di passare qua, faccio finta di passare qua e qua. Oh no, ma cosa c'è qua dentro? Qua abbiamo, regà, il mio Oral-B Pro 2. Oh my god, look at that bro, look at that. Oh my god, look at that bro. C'è sta, c'è posto sta. Allora regà, io l'ho preso dopo aver chiesto a mio cugino che fa il dentista, quindi penso ne sappia più di me e di te che stai guardando il video, quindi ce posso stare. Potete trovare, vi lascio il link in descrizione. Io l'ho pagato 39,90 ed era in offerta, quindi io comunque in descrizione vi lascio il link al prodotto che costa di meno. Secondo me, adesso non lo so, penso ne varrà la pena, ma comunque poi lo vado a provare in bagno, vi porto con me, lo testiamo e poi vi dico alla fine cosa ne penso. Allora, qua troviamo il libretto di istruzioni che però non si usa, la garanzia che però ma non ci serve. E poi cos'è che c'è, raga? Io purtroppo l'avevo già tolti dai pacchettini, però. Qua vi faccio vedere. Qua c'è la piattaforma di ricarica che è bella clean, ve la lascio qua. Poi questa qua è la base alla quale bisogna aggiungere la testina dello spazzolino. Molto bella. E sapete cosa è figo secondo me? È che la Oral-B ha rilasciato un'applicazione, che si chiama Oral-B ovviamente, dove vi suggerisce come pulire i denti bene. In teoria non so se già con questo, ma forse vi rileva anche la pressione, vi dice fai più pressione, fai meno pressione. Non so se, perché probabilmente è solo per gli spazzolini più avanzati, però magari in descrizione vi lascio non solo questo ma anche quelli più avanzati, così se avete piacere di spendere un po' di più, perché secondo me ne vale la pena. Cioè alla fine lo spazzolino è una cosa che usate almeno una o due volte al giorno, quindi se per esempio lo pagate 100 euro per dire sono 30 centesimi al giorno, cioè sveglia, forza. Sapete cos'è un'altra cosa bella che mi piace un botto? È questa qua, la custodia, cioè la custodia 300 in più, c'è vostro sta, c'è vostro sta. Niente raga, io lo vado a provare in bagno e niente, vi dico poi alla fine cosa ne penso. Ok raga, ho messo l'ora al bin ricarica, aspetto 2 minuti, lo proviamo insieme e vi faccio sapere. Bella. Ok raga, mettiamo il dentifricio sopra, perché ho letto che devi azionarlo solo ed esclusivamente una volta che ce l'hai già dentro. Oh my god. Piccolo problemino, raga, ma se io lo tolgo e ho ancora del dentifricio qua, ad esempio, se devo sputare, come faccio? Cioè, se io lo tolgo, mentre gira, spara dappertutto. Ragionare. O probabilmente lo spegni mentre lo fai e lo riaccendi, poi quando l'hai rimesso in bocca, immagino di sì. Oppure, non so, raga. Niente, finito di lavarmi i denti, vi dico la mia e poi ci sentiamo. Ok, raga, ho finito di lavarmi i denti. Come potete vedere sono brutto e quello purtroppo non posso farci niente. Però posso darvi 3 prime impressioni. Allora, lavare e pulire, lava e pulisce molto bene secondo me. La sensazione post lavaggio è molto buona. Sono contento.
Uno, devo imparare a utilizzarlo perché, tipo, sai, essendo abituato che spazzolo un po', poi sputo, tiravo fuori lo spazzolino e continuavo a ruotare. Quindi non è che vuoi farci tanto. Il dentifricio spartiva, figa. Però, secondo me, è una cosa che è risolvibile spegnendolo. Cioè, non so, è solo leggermi le istruzioni, ma penso che con il tastino ci sono tre diverse velocità. Basta che lo spegni e lo riaccendi nel momento in cui lo fai. Oppure non lo tiri fuori, cioè non so cosa dire. Altra cosa, se sfruttate l'app, perché ho visto, ho scaricato l'app. Se scaricate l'app avete la possibilità di registrare le volte che vi lavate i denti, impostare le prove memorie che ve lo ricordano, che secondo me aiuta tantissimo, e il che lo renderà un'abitudine e vi renderà sempre più facile il fatto di lavarvi di più spesso. Vi dà la possibilità anche di selezionare il fatto che vi arrivi una notifica quando vi conviene sostituire la testina. Potete comprare la parte delle testine, non costano tanto, non mi ricordo. Comunque vi lascio il link in descrizione anche delle testine. Ad esempio, se lo volete comprare in famiglia, vi comprate una base, cioè uno spazzolino, e poi tale testine, così cambiate e evitate di sprecare i soldi. Niente raga, alla fine della fiera secondo me è molto promosso a pieni voti, e niente raga, io spero che questo breve video vi sia